Oggi siamo in forma e cominciamo. Ancora non siamo arrivati a completare il nostro format perché comunque devo completare la preparazione. È giusto che comunque, diciamo, questo, ci sia questa completezza. Andiamo ad analizzare, come è già stato fatto, per quanto riguarda i buon Biasci, il fatto che comunque sia una persona molto preparata. Sul teorico assolutamente, anche molto, per quanto riguarda me, educata non tanto. E guardiamo questo curl, come si chiama, per bicipiti, dal libro dal vivo. Bicipiti, il curl con bilanciere, con la nostra Viola e Daniele, e vedrai che anche se è un esercizio semplice, ci sono tante cose da dire. Scopriamole. Te, poi il fatto che lui è seminudo lo aiuta a sentire con la pelle il muro. Le spalle posteriori devono essere il più possibile adese, proprio perché se noi andiamo a portare alto il petto, andiamo ad abbassarle, abbiamo questa postura. Anche se non distendiamo completamente le braccia, perché magari il movimento viene fermato dalle cosce, fa niente. L'importante è che in questo modo prendiamo aria in pancia e andiamo a fare la nostra ripetizione, anche più lenta. Invece noi dobbiamo combattere questo istinto del chiuderci e quando saliamo dobbiamo aprirci. Dobbiamo fare l'opposto di quello che ci viene. Il peso ci chiude, noi nella ripetizione invece ci apriamo. A ogni ripetizione controlliamo di non aver perso la postura corretta. In questo modo, ogni ripetizione è come se fosse una serie. In questo modo, piano piano, riusciamo a caricare sempre di più chili sul nostro bilanciere. Tanto crescono di braccia, perché non mettono su chili. Non hanno un tronco stabile, non sono saldi sul terreno, non hanno una buona postura e quando fanno l'esercizio la tensione va dappertutto tranne che nel. Dunque, adesso inserisco gli occhiali così faccio la persona. Da notare come si attiva immediatamente la spalla prima di ogni esercizio, come si abbassa per raccogliere la forza, anche perché 30 kg di street curl è difficile per Danielinino, che può essere un grande peso per un esercizio fatto in quella maniera che è uno degli esercizi più difficili in assoluto. Da notare sempre come mentre sale leggermente il gomito va indietro per cercare di recuperare più forza, perché per attivare il bicipite bisognerebbe portarlo avanti alla hip thrust per cercare massima tensione possibile. Non è questo il massimo stress possibile da fare con un esercizio così complicato. Stupidaggine enorme che chiaramente sul libro può esistere, ma dal vivo no. Il fatto che il bilanciere poi debba battere sulle gambe, ma io non arriverei neanche a stenderlo completamente. È un po' come lo stop al petto, comunque è una partenza abbastanza pericolosa, chiaramente non con quei chili, ma dove volevi farlo arrivare? Almeno la pronuncia, il curl con bicipiti. Ora vi faccio vedere come arrivare al massimo della tensione sul bicipite, perché certe persone invece non solo non crescono, ma perdono tempo. La prima cazzata è tirare indietro il gomito perché perde tensione. Dunque, il bilanciere in piedi è uno degli esercizi principali per i bicipiti, perché può mettere molto molto carico. Chiaramente scarica su tanti 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 muscoli che non sono quello che ci interessa maggiormente, ma scarica su tant'altro. Ma è uno dei principali, è uno di quelli che insieme alla panca squat, che io considero un buon compromesso tra isolamento e peso, metto comunque per via di questa sinergia che viene un po' troppo dispersa, soprattutto negli ultimi anni. I bicipiti, il car con bicipiti lo metto alla fine quando sono già bello che cotto e di conseguenza dipende
quale periodo state, in che ciclo state, diciamo, viaggiando, che cosa avete deciso di fare e soprattutto natural o no. Per quanto riguarda il massimo della tensione che si deve avere durante un Carl con bilanciere, per cui adesso prendiamo questo manubrio che è la stessa cosa, perché tanto è un movimento del braccio, deve essere uguale a quello e là, oppure i libri dicono cose differenti. Ok, adesso facciamo vedere. Come già detto, lo street car è molto molto complicato, anche perché se una persona lo adotta, scusa Dani, ristriatura, se una persona lo adotta chiamando la spalla come prima attivazione per poi prendere i bicipiti e fare questo livello, questo movimento qui, non serve un cazzo di niente. Allora a questo punto la maggiore attivazione e la maggior stress muscolare con una bella strizzatura, che deve esserci sempre stretching dalla parte eccentrica, è una come posso dirlo, chiamo quando bello strizzi il muscolo alla fine, quando arrivi nella parte concentrica, per cui questo è il movimento. Stop, tutto qua. Sarà una persona con una grande cifosi per fregare questa street car al muro. Basterà una persona che è fatta fisiologicamente diversamente per cercare, come stavo dicendo, una grande lordosi, per esempio, è un grande spazio di movimento per il gomito, per cui non si sarà mai, la gente chiaramente cerca di ottenere meno fatica possibile, per cui il gomito cercherà di andare indietro creando un drag curl, cioè che è un'altra cagata di quella di oggi, per poi salire. Per cui dalla teoria alla pratica ne passa un mare e ci vuole quello che gli dice no, così non devi fare, ma devi farlo in questa maniera. Bisogna avere la teoria e bisogna avere uno che ha fatto tanta pratica per aggiustare tutte le volte il settaggio della radio.